Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. Allora, ne approfitto, visto che non ho ancora smontato niente, per farvi vedere un po' qualcosina in più e per farvelo vedere anche meglio. Voglio caricare i programmi nell'ECS, tutti quelli che ho infilato nella cassetta, senza tagli. Vi voglio proprio far vedere come l'ECS carica i programmi nella realtà. Poi dopo voglio provare anche l'IntelliVoice, perché nel video non ho avuto il tempo proprio, cioè ero arrivato proprio a un fondo, ero disintegrato, esausto, e l'IntelliVoice non l'ho potuto far vedere. E poi voglio anche provare se riesco a salvare un programma dall'ECS dentro la cassetta. È un po' un casino perché l'ECS ha l'uscita bassissima, che normalmente si collega con l'ingresso microfonico di un registratorino a cassette normali. Il Revox non ha ingressi microfonici e quindi ho pensato di collegarci questo amplificatore microfonico, che però non lo so se va bene, a valvole, non lo so. L'unico registratore che ha l'uscita cuffia abbastanza potente per pilotare l'ECS è proprio questo Revox, ma in teoria basterebbe un registratore come questo, uno dei vecchi registratori a cassetta. Questo qui è della Lesa, il problema è che non funziona e quindi non ce lo posso collegare. Un'altra cosa che vi volevo dire, nel video io ho fatto vedere che cambio quel condensatore che era saldato al contrario. Probabilmente quel condensatore non aveva nessuna colpa, perché poi quando sono andato a continuare il video non andava più un cazzo, come avete visto, non si accendeva proprio più niente, anche perché era saltato un condensatore nell'ECS che mandava in corto l'alimentazione, quindi non si accendeva più. Ma una volta cambiato questo condensatore e resuscitato le CS, l'Intellivision non ne voleva ugualmente sapere. Quindi quel condensatore al contrario, che era veramente saldato al contrario, perché guardate questo pezzettino di video, vedete i condensatori? Due positivi sono verso massa, mentre solo uno doveva avere il positivo verso massa, quindi non ci sono storie. Quello centrale era al contrario, ma il difetto dell'Intellivision a quanto pare non era quello. Potrebbe essere lo zoccolo di qualche integrato di suo che non funziona più come deve, il blobbone maledetto che è sulle CS, perché quei cosi lì sono soggetti a rompersi. È difficile, però con qualche torsione dello stampato i contatti che ci sono dentro potrebbero saltare, può dare dei problemi intermittenti. Ma vediamo se ora carica i programmi. Allora, il primo gioco che ho messo su cassetta si chiama Bomb, e questo gioco copia gli sprite dalla cassetta che ho infilato qui. Ci vorrebbe un gioco specifico che io non ho, quindi sicuramente non funzionerà. Comunque io lo provo a caricare lo stesso. Vediamo di trovare il punto d'inizio. No, aspetta, perché non so bene qual è. Eccolo qui. Quindi, per caricare il gioco si scrive CLOD e il nome del gioco, Bomb. Se scrivo un altro nome, l'ECS continua ad ascoltare tutta la cassetta finché non intercetta il gioco che si chiama Bomb. Quindi lo dovrebbe trovare subito, perché all'inizio della cassetta dovrebbe esserci Bomb. Proviamo. Allora, Enter. E compare Set. A questo punto bisognerebbe andare a cercare, ma io l'ho già fatto, il punto dove inizia il programma. Si preme sul joystick e viene Go. Quindi si dà la via al registratore. E si preme Load. E ora, niente, bisogna solo aspettare che abbia caricato il programma. Perfetto, l'ha caricato. Bomb, eccolo lì. Quindi stop. E vedete che è tornato anche il cursore. Quindi a questo punto, se io faccio list, e questo è tutto il listato del programma. Il discorso è che questi programmi li ho scaricati da internet, li ho messi su cassetta e dalla cassetta li sto caricando dentro l'ECS. Questo era il succo del video, proprio scaricare dei programmi da internet e caricarli nell'ECS. Quindi vediamo run, che succede, se funziona oppure no. Bomb, run, I, by, Mike, Dolm, 828, press any button, action button. No, perché questo programma vuole una cartuccia particolare caricata che io non ho, quindi questo programma non funziona. Il secondo programma che ho scaricato da internet, ho messo su cassetta, si chiama Chaos, quindi CLOD Chaos, Enter, Set, quindi Go. Andiamo a trovare il punto esatto della cassetta, nel punto dove inizia. Quando sento il segnale che parte, ripremo ancora qui e l'ECS va in Load e comincia a caricare. Load. Questo programma è un po' più breve, quindi ci sta un po' meno a caricarlo. Caricato, Chaos caricato, quindi stop, list, perfetto, caricato tutto. Quindi ora questo programma qui è, non lo so, non lo so cos'è che fa. Run, tipo un generatore casuale di un qualche cazzo di qualcosa, ma non è un videogioco, è una roba che te gli dai dei parametri e poi fa per conto suo. Enter, Inti Chaos, entra il fattore K da 0 a 4, 2, Enter,
entra il numero del seme 1 e poi va per cavoli sua. Non ho idea di quale sia lo scopo di una roba del genere, non lo so. E poi c'è il videogioco, quello che ho intoppato io, del Simon, quindi load. No, ecco, se uno sbaglia a scrivere un comando, non succede niente premendo enter. Qui io posso scrivere le boiate che mi pare, premo enter, non succede assolutamente niente. Quindi cload, gioc, io l'ho chiamato gioc, enter, go. Andiamo a trovare il punto dove inizia, questa era la fine di quello prima, dovrebbe iniziare più o meno qui. Appena inizia, premo qui, gli do load. Load. E se questo è veramente gioc, me lo carica, altrimenti ci viene scritto che programma è e continua e va dritto. Non taglio niente, cioè dovete vedere proprio pari pari quello che succede. Praticamente è un FSK, è come un modem. È tipo il suono di un modem, insomma. Gioc, è gioc, è proprio quello lì. Stop. Quindi list, e sarà il gioco Stai Carmo, ci viene scritto, mvvblog, hai vinto, merdaccia, tutte le puttanate che ci ho infilato io dentro. Stronzone. Quindi run, Stai Carmo, e poi parte il gioco, e vabbè, gioco cretino del Simon. Hai perso, stronzone, olè. Cload, vediamo, scrivo un nome a cazzo che non ci incastra niente con quello che c'è sulla cassetta, tipo topa, set, go. Ora, non so che cavolo di programma ci sia qui dietro, e lo scopriremo perché ce lo dirà proprio il computer. Load, dovrebbe essere Road questo programma qui, ora ci vuole un po' per caricarlo. Ad ogni modo, ora qui dovrebbe venire fuori il nome del programma che c'è ora sulla cassetta, che ovviamente non è topa. Infatti è Road. Stop, e esc, e faccio cload, Road, enter, set, devo tornare indietro, play. Ok, ci siamo. Go. Load. Vabbè, questo ve lo scorcio, un pochino, se no diventa veramente un casino. Perfetto, l'ha caricato. Stop. Visibilità 5. Cioè, questo è il gioco. Il problema è che questo coso non si ferma. Va indietro, non ci ha picchiato, che culo. Cioè, te devi stare in mezzo a questa strada, in pratica. Questo credo che sia il massimo del programma, della complicatezza di un programma che si possa fare con le CS. Ok, ultimo programma che si chiama Life, io l'ho chiamato Vita. Cload Vita, go, play, eccolo qua, load. A posto, stop, ha caricato. Un programma che sviluppa un organismo cellulare. List. È ispirato a un programma molto più famoso che però io non conosco e che non mi sono mai cimentato in questa roba qua. Run. In pratica queste dovrebbero essere cellule sparpagliate a casaccio e il programma poi le aggrega, crea un organismo che ha una sua logica. Comunque faccio piazza pulita di tutto, vado sempre su Basic e voglio andare a scrivere questo programmino qui. È un programmino cazzone che serve per bilanciare l'audio dell'ECS nei confronti dell'Intellivision. Lo scrivo perché poi voglio provare a salvarlo sulla cassetta. Chissà se ho scritto giusto, proviamo. Run. Sì. Poi qui dentro c'è un controllo di bilanciamento che serve per bilanciare il suono di questo rispetto a questo. Sentite che così non è bilanciato. Uno dei due è più forte. Quindi girando questo potenziometro... Ok. Call hash. Oh. Andiamo avanti. Stop. Quindi metto in registrazione. Allora, proviamo a fare una roba così. C-sav, che serve per salvare su cassetta, ball, set, go, save, e qua giù abbiamo il segnale, vediamo un po', livello, perché? Oh, tu mamma Yala, che cazzo fa sto oso? Perché non va?
Comunque, ok, ci siamo. Questo qui è pronto per registrare. Quindi, go, registrazione e salva. Quindi stop. Va bene, torno indietro, troviamo il punto esatto. Più o meno qui. Reset, ho cancellato tutto. 1, enter, CLOD, BAL. Enter, set, go, play. Eccolo, load. Vediamo se lo ricarica. L'ha caricato! Sono riuscito a salvarlo sulla cassetta e ricaricarlo. Vediamo un po'. List. È lui, è lui. Run. Sì, 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 è questo. Quindi si può anche scrivere un programma qui, salvarlo su cassetta, oppure da qui salvarlo direttamente sul computer tramite l'ingresso audio, e poi fare una decodifica e arrivare all'istato in BASIC. Ma ora voglio fare una cosa ancora più ganza. Intanto spengo tutto e voglio collegare anche l'IntelliVoice insieme a questo, così vedremo l'unità master con tutti i suoi accessori collegati. Quindi tolgo questo qui, inserisco l'IntelliVoice, tolgo questo qua giù che non c'entra niente, che è un gioco, non c'entra niente, metto il gioco dell'IntelliVoice, lo Space Spartans, che è il gioco che sfrutta la sintesi vocale dell'IntelliVoice, e intanto vediamo se funziona. E la sintesi vocale funziona. Vediamo se funziona anche il gioco. Anche il gioco funziona. Peccato che io non ci so giocare, non ho la più pallida idea di che cacchio sia sto gioco. Energy level 9,996. Hello, Commander. Computer reporting. Energy level 9,836. Starbase 1, under attack. Zero aliens. Hyperdrive off. Starbase 3, under attack. Starbase 1, under attack. Vabbè, non ci capisco una mazza con questo videogioco. E voi direte, Guns, ora si può fare un programma con il quale te puoi pilotare l'IntelliVoice. Ma neanche per sogno, ragazzi. No, non c'è proprio versi. Comunque, così, era una curiosità, vi volevo far vedere il sistema completo. IntelliVision, IntelliVoice, modulo computer, tastiera, manca solo la tastiera musicale. Quella non ce l'ho.